amici di Speak Europe TV, sono Erika e oggi ci troviamo qui alla Fiera del Fumetto di Novegro. Stanno arrivando i primi cosplayer e adesso andremo a vedere le novità di quest'anno. State preparando? Il problema è che mancano dei punti, sono troppo larghi. Quanto ci mettete a prepararvi di solito? Una mezz'oretta per uno. Parteciperete domani all'evento cosplay? Sì, ma con un altro gruppo. Siamo qua al Potter Raduno con Wolfie e Jordi. Volete parlarci un po' come mai siete qua? Siamo qua perché comunque siamo amanti anche noi del mondo di Harry Potter e quello che noi produciamo, che è tutti articoli artigianali, sono ispirati prevalentemente al mondo fantasy, dunque chi più è più fantasy anche di Harry Potter, mi sembrava giusto essere qua. Volete farci un saluto? Volentieri, vi salutiamo, vi aspettiamo in tutti sul nostro sito e ovunque troverete il nostro bellissimo banco con tutti i nostri oggetti fantasy, vi attendiamo quanto prima. Siamo allo stand del gruppo Astrofili Rozzano. Siamo in compagnia del presidente, il signor Cellentani Romani Mario. Ci spiega un po' qual è la vostra attività? Ecco, noi sviluppiamo l'attività in tre direzioni. Una, per i soci ovviamente, è un'attività interna al gruppo, all'associazione, poi vediamo in che cosa consiste. L'altra rivolta al grande pubblico, in occasioni come questa, in occasioni di eventi astronomici di grande rilevanza. L'altra, la cosa che ci interessa molto e svolgiamo con grande successo da oltre 20 anni, è presso le scuole, dove ad espletamento dei programmi scolastici portiamo argomenti di astronomia che rientrano proprio nei programmi delle scuole. L'attività del gruppo degli astrofili consiste soprattutto in relazioni, conferenze su argomenti ovviamente canto astronomico. Poi l'altro aspetto importantissimo è l'astrofotografia e l'attività della pura semplice osservazione degli astri. L'astrofotografia consiste appunto nel riprodurre su supporti gli oggetti stellari, gli oggetti celesti che vengono osservati, che vengono fotografati. L'osservazione è l'hobby, il gusto, il piacere di vedere una galassia lontana da noi, 80 milioni di anni luce, vedersela lì dentro il campo visivo del telescopio. Siamo in compagnia del signor Masepio, che è l'autore di questa splendida foto, che è un analemma, giusto? Come mi spiegava poco fa. Può spiegare ai nostri amici come funziona? Ma l'analemma è, diciamo, è una fotografia che intanto serve un anno di tempo per realizzarla. Diciamo sono stati in pochi nel mondo a realizzarla perché serve appunto un anno con la macchina fissa in un certo posto senza nessuno che deve toccarla, aver già preparato un po' tutto il progettato, diciamo, questa foto, no? Che poi praticamente è anche semplice, ogni 10 giorni, come si vede, basta schiacciare e si fa l'immagine del sole, perché l'analemma è il movimento del sole apparente in un anno nel punto più vicino alla Terra e il punto più lontano. E il problema era soltanto avere progettare questa foto che viene fatta su un unico fotogramma, per cui ogni 10 giorni uno scatto, sempre permettendo il tempo. Il giorno che è nuvolo, bisogna aspettare il giorno dopo quell'altro. Praticamente è una foto che richiede parecchio tempo e un po' di pazienza, aspettando, è un po' trepidante, alla fine dell'anno se il risultato c'è stato, perché ci possono essere sicuramente un sacco di problemi durante tutto questo tempo. Beh sì, perché è un lavoro completamente analogico, cioè esatto. Si imprime sullo stesso fotogramma, sulla stessa pellicola. Quindi uno vuol fare una cosa invece adesso con le macchine fotografiche digitali le prende e compone, però quello lì non c'entra niente, è tutto un lavoro. Quindi questo è un lavoro fatto senza computer grafica, senza ausilio assoluto del computer. Assolutamente. Sviluppo tradizionale. Tradizionale che oramai non fa più nessuno. Siamo in compagnia del signor Suma Vittorino, autore di alcuni di questi splendidi scatti. Ci spieghi cosa rappresentano queste foto? Sì, grazie. Volevo soffermarmi su due immagini che rappresentano la morte di stelle. La prima
Questa rappresenta la morte di una stella super massiccia e si è trasformata in supernova. Le famose supernove sono stelle di massa 10 volte più grandi del nostro Sole che, raggiunta la fine della loro vita, esplodono come una vera bomba atomica. Chiaramente l'esplosione è molto più forte e espandono il loro contenuto nell'universo. Questa raffigurata è la supernova nel Cigno, un'esplosione avvenuta circa 5.000 anni fa e questa copre un diametro di circa 50 anni luce. Mentre qua alla mia sinistra abbiamo la nebulosa Elica, che rappresenta invece la morte di una stella grossa come il nostro Sole. Si chiama nebulosa planetaria perché vista al telescopio ricorda il cerchiolino di un pianeta e qui la morte della stella è meno violenta e espande, diciamo, delicatamente, se così si può dire, i propri gas nel cosmo. Tra 5 miliardi di anni la nostra stella subirà questa morte e qua potrebbe prendere questa configurazione come la nebulosa Elica nella costellazione dell'Acquario. Ok, la ringraziamo tantissimo. Ci troviamo qua nel negozio di Ollivander che ci vuole spiegare. Visto in alto, ci vuole spiegare i suoi prodotti. Sì, allora, i prodotti normalmente sono le bacchette magiche. Le bacchette magiche, come vedete qua, sono fatte in fimo. Il fimo è una pasta sintetica che viene cotta al forno e poi viene colorata e viene anche lucidata, no? Oppure abbiamo anche delle bacchette magiche come quelle, che invece sono più semplificate, sono fatte con delle resine sintetiche. Poi vi faccio vedere anche questa produzione. I libri sono tutti fatti in legno, le copertine sono in legno. In questo caso poi si è utilizzato la parte principale del primo taglio della pianta, quindi questo è legno naturale. Mentre in questi casi si è utilizzato del legno compensato sia sopra sia sotto e poi la figura qui che è stata realizzata sempre utilizzando quelle paste sintetiche che sono là, no? Qui normalmente quando viene fatto il libro cosa si fa? Prendiamo questo che vi ho fatto vedere prima, no? Allora viene utilizzato la parte superiore, il primo taglio della pianta del legno, no? Solo che se è bassa, come in questo caso qui, la utilizziamo così com'è. In questo caso qui però la prima parte era molto alta, come vedete molto alta. Allora cosa ho fatto? Invece di buttare via tutto il taglio superiore, che era veramente un peccato, abbiamo creato uno scrigno. Quindi qui abbiamo uno scrigno nella parte superiore, poi uno lo richiude, in pratica è la copertina, lo apre e qui dentro c'è il libro bianco. Proprio come nel film di Harry Potter, riprende... Questo è stato utilizzato alla corteccia invece del legno, invece di utilizzare il legno pieno, e qua dentro ci abbiamo fatto ritagliato un cuoricino e qui c'è una parte mobile in modo tale che uno ci possa mettere la fotografia della sua amata. Poi quando l'amata cambia, uno cambia la fotografia. Amici di Speaker Web TV, siamo qui con Beniamino Del Vecchio. Chi è Beniamino Del Vecchio? Allora, Beniamino Del Vecchio è un disegnatore di fumetti che ha 42 anni, che da circa 20 anni lavora nel settore del fumetto, nel campo del fumetto, come disegnatore, appunto. Io ho collaborato in questi anni di attività con diverse case editrici italiane, principalmente italiane, molto prestigiose, quali per esempio la Bonelli Editore. Per intenderci, l'editore che fa ancora adesso Pex, Dylan Dog e altri personaggi molto noti. Poi ho lavorato con la casa editrice Astorina, anche questo per me è un motivo di grande orgoglio perché la casa editrice Astorina è l'editore che pubblica da 50 anni Diabolik, il prestigioso personaggio di Diabolik che vediamo qua. E per loro ho lavorato in redazione, sia occupandomi dell'inchiostrazione del fumetto, quindi un lavoro per me molto bello, molto interessante, formativo, e anche occupandomi di altre mansioni all'interno della casa editrice, quindi seguendo tutto il percorso editoriale che porta
che porta la casa editrice a creare appunto il fumetto intero, quindi dalla storia, i disegni, le matite, le chine, i retini che sono quei grigi tipici di Diaboli che vengono sovrapposti, il lettering, insomma tutta la trafila fino ad arrivare poi alle prove di stampa che avevo l'onore e l'onere di controllare personalmente. Questo è stato molto formativo, ripeto, perché così ho imparato tutto il procedimento che serve per arrivare a costruire un fumetto. E come è nata questa passione? Guarda, questa passione è nata da quando ero piccolino, da quando facevo l'elementare. Mi ricordo che io disegnavo sempre negli angolini dei quaderni e mi struggevo a disegnare già da allora le figure umane, cercavo di disegnarle almeno per quello che potevo, come ero un bambino, in maniera adeguata e cercare di capire com'era l'anatomia. E quindi è una passione che mi ha sempre accompagnato. Poi chiaramente vedevo i fumetti che c'erano dai Topolini, ma anche dai Topolino, Paperino e via di seguito, ma anche fumetti già, pur essendo piccolo, pur essendo un bambino, già guardavo dei fumetti di un certo livello come quelli che apparivano sul giornalino, quello delle edizioni paoline, dove là si vedevano già dei fumetti di una certa qualità con un disegno molto maturo, molto realistico. Tornando al discorso che facevo prima della mia, diciamo, carriera di fumettista presso vari editori, da qualche tempo collaboro con la casa editrice Star Comics, con cui mi trovo veramente benissimo, e lavoro con loro da più di un anno e mezzo per disegnare diversi fumetti, tra cui abbiamo fatto Cornelio, Pinkerton, Nox, The Secret, Dr. Morgue, insomma diverse serie. Io ho la fortuna e il piacere di poter collaborare con diversi sceneggiatori, sempre per la Star Comics, e quindi su diverse serie, con anche questa peculiarità di poter variare lo stile e il personaggio adattandolo alle diverse serie, quindi questo mi permette di lavorare sempre su cose nuove e stimolanti. Molto, molto, questo è molto, davvero molto intrigante. Proprio adesso sto collaborando sempre con la Star Comics su una delle loro nuove miniserie che si chiama Nuvole Nere, che si intitola Nuvole Nere, di Mauro Smokovic, molto interessante, e spero, penso di collaborare ancora a lungo, penso, spero con loro, con la Star Comics. Allora la ringraziamo, un saluto per gli amici di Speak & Web TV. Tanti saluti a tutti da Beniamino Del Vecchio. Pazzotto rosso di seta, lo mettiamo qui e la mano, lentamente nel palmo della mano, ok? Le generazioni scompare il fulano. Soffio, premo qui e fulano via. Speaker Web TV, sono qua con Matteo e Simone. Che cosa ci fate qui in fiera e di che cosa vi occupate in particolare? Allora, noi facciamo parte dell'ordine della Fenice Bianca. Siamo qui in fiera anche per farci conoscere un po', far conoscere quello che è il nuovo ordine che abbiamo fondato io con il mio amico Simone. Facciamo scherma medievale, quindi ci alleniamo ogni venerdì sera in palestra vicino a Mediglia, e durante l'inverno sostanzialmente ci alleniamo per poi poter sostanzialmente partecipare a quelle che sono le rievocazioni medievali che partono da metà aprile fino a settembre-ottobre, diciamo. E niente, è la nostra passione, quindi
Siete in molti a svolgere questa attività, comunque si sta diffondendo sempre di più? Sì, è un mondo in evoluzione, soprattutto in questo periodo. È una moda che è partita principalmente dai paesi del nord e dell'est e si sta diffondendo sempre di più nei paesi del Mediterraneo. Oramai i gruppi di rievocazione ve ne sono moltissimi, soprattutto nel nord Italia, e vi sono anche delle rievocazioni particolarmente grandi, come la rievocazione di Mantova, in cui ci sono anche 500 persone. All'estero, da notare, Hastings con più di 1000 partecipanti, quindi comunque è un mondo in estrema evoluzione. Tutto il materiale che indossiamo è una perfetta ricostruzione storica, compresi i pesi. Addosso io ho per ora 30 kg di roba, più la spada, che comunque è alquanto pesante anche essa, e devo dire che è una passione, come diceva il mio compagno, che ci portiamo dietro da tanto tempo. Io mi sono laureato in storia nel 2004 e da allora ho sempre fatto rievocazione. Cari amici, qua dalla Fiera di Novegro è tutto, un saluto e alla prossima!